Bentornati, gentili telespettatori, per il notiziario di Padova e Rovigo. A Padova sbanda e finisce in corsia opposta contro il tir. Muore una pensionata. Incidente mortale nel pomeriggio a Padova in corso Boves, lungo la tangenziale all'altezza dell'uscita per Vigonza. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe una pensionata di 84 anni. La donna si trovava alla guida della sua auto quando, per cause al vaglio della polizia locale intervenuta per i rilievi, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, andando ad impattare frontalmente con un camion. Inutili purtroppo i soccorsi. Centro ingrosso Cina, Massi stangata dal comune, 1,2 milioni di multa. Una multa record di 1.200.000 euro è stata comminata oggi dal Comune di Padova ai negozianti del centro ingrosso Cina. Da tempo sostengo che dentro a quei capannoni c'è un'attività abusiva e una suddivisione fittizia degli spazi che dovrebbe essere artigianali e non commerciali come sono in realtà, ha spiegato il sindaco Massimo Bitonci. I rilievi degli uffici hanno accertato in questo caso 38 attività in capannone e 18 in quello accanto. Da qui si è proceduto con una multa che in totale, tra oneri e urbanizzazione primaria, secondaria e sanzioni per attività, 5.000 euro l'una, arriva a oltre 1.200.000 euro. Terrassa Padovana, con l'auto nel canale. Si salva uscendo dal portellone posteriore. Poco prima delle ore 21 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Arena a Terrassa Padovana per un'autovettura finita in un canale pieno d'acqua. Un lombardo, alla guida di una Saab, per cause in corso di accertamento, è finito nel fossato con circa 1,5 metri d'acqua. L'uomo è uscito autonomamente a mettersi in salvo, uscendo dal portellone posteriore della vettura e raggiungendo la sponda, mentre l'automobile si inabissava fino al tetto. L'uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del 118 e portato in ospedale a Schiavonia. I vigili del fuoco hanno supportato le operazioni di recupero dell'automobile da parte del soccorso stradale. Le operazioni di messa di sicurezza del luogo sono terminate attorno alla mezzanotte. Teolo, incendio devasta un capannone. Altissima la colonna di fumo. Sono terminate poco dopo l'una di notte le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco dell'incendio che ha coinvolto un capannone agricolo in via Selve a Teolo. Il rogo divampato poco dopo le 19 di ieri ha destato parecchio allarme per l'alta colonna di fumo visibile da lontano. I pompieri intervenuti con 18 operatori e 6 mezzi da Abano, Padova, Vicenza e i volontari di Santa Giustina sono riusciti a controllare l'incendio, evitando l'estensione all'attigua abitazione. Bruciati nel rogo due trattori, un carrello e varie attrezzature per lavori agricoli. Gravemente danneggiato e inagibile il capannone di oltre 500 metri quadrati. Le cause dell'incendio sono vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri e il personale dell'ARPAV. Rovigo, posto per disabili, il guidatore prigioniero del cartello pubblicitario. Il posto auto per disabili ci sarebbe, peccato però sia sostanzialmente inservibile, perché il conducente non riesce ad uscire dalla macchina. La paradossale situazione la si trova in via Domenico Piva. Il posteggio, infatti, è stato da poco spostato in questa nuova ubicazione. Nessun problema per il trasloco dal punto di vista degli utenti, non fosse per il fatto che ora l'apertura della portiera del guidatore sia appunto ostruita da un cartellone per affissioni pubblicitarie. In questo modo è difficile spalancarla, rendendo impossibile al disabile posto alla guida di uscire dall'auto per accomodarsi sulla propria carrozzina. Adria, baby vandali immortalati mentre spargono immondizie nel piazzale. Dopo le giostrine, la cartellonistica pubblicitaria. Piccoli vandali crescono in città. Questa volta, però, c'è chi, stanco delle loro scorrerie, li ha pizzicati e fotografati mentre spargevano immondizia nel piazzale di Via Parco del Delta, nei pressi del campo di calcio dell'ex centro di addestramento, e mentre facevano a pezzi un cartellone e si vantavano delle loro imprese. I mini vandali sono stati fissati una volta per tutte, anche per risalire alle loro identità in caso di eventuali responsabilità.
In attesa di ulteriori riscontri sull'accaduto, c'è anche chi cerca di minimizzare, precisando che ci sarebbe trattato solo di una festa di compleanno e che poi i ragazzini avrebbero pulito l'area. Ed eventuali responsabilità resta il fatto che la città è stanca di certi gruppetti di adolescenti, sia italiani che stranieri, che si spostano in massa, in piccole falangi di 6-10 unità, in sella alle loro biciclette, incuranti del rispetto della circolazione stradale e approfittando del buio per compiere piccoli ma fastidiosi atti vandalici, forse per esibizionismo. Ed ora le previsioni del tempo. Un caloroso abbraccio a tutti gli affezionati ad ilmeteo.it. Previsioni per martedì 30 agosto 2016. L'alta pressione Bacco cede su buona parte delle regioni settentrionali a causa di un break temporalesco che interesserà anche parte del centro. Ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it. Al nord si presenteranno rovesci e temporali via via più diffusi fino in pianura sulle regioni centro-occidentali. Fenomeni presenti anche sul resto di Alpi e Prealpi. Al centro tempo inizialmente buono ovunque, poi dal pomeriggio temporali più frequenti, specie sui monti e soprattutto su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Raggiungiamo il sud, qui l'anticiclone Bacco resiste ancora garantendo un'altra giornata soleggiata e calda su tutti i settori. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili. Qualche rinforzo in giornata sulle coste della Sardegna. Temperature previste, minime che non subiscono grosse variazioni. I valori saranno compresi tra 14 e 23 gradi. Massima in lieve flessione, specie al nord. Da segnalare i 33 gradi previsti a Firenze. Ilmeteo.it vi ricorda di mettere mi piace sulla nostra pagina ufficiale di Facebook, così da essere sempre aggiornati sulle nostre news. Arrivederci. Grazie telespettatori per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione del telegiornale.